Mi sembra un'ottima idea. Ok, allora parliamo un attimo del DIS. Già tutto pronto. Ehm, ecco il fatto del DIS deriva un po' da come vengono trattati gli oggetti in JavaScript. Vi ricordate che non abbiamo le classi, abbiamo gli oggetti. No? E quindi ehm, noi siamo abituati al comportamento del DIS in, in, nei linguaggi di programmazione a oggetti, dove abbiamo le classi e abbiamo una maniera peculiare eh, di accedere all'oggetto stesso quando siamo dentro l'oggetto. No? Un po' come facciamo quando abbiamo scritto new, fun new function, che era la funzione costruttore, e lì dentro potevamo scrivere dis, eccetera, e si accedeva all'oggetto. Questo nei linguaggi di programmazione ad oggetti tradizionali, quindi che hanno un template che è la classe, e, e questo è il comportamento di default. Dis no? è l'oggetto in cui si trova il metodo. Purtroppo in JavaScript non è così, no? perché il dis non si riferisce necessariamente alla funzione nel quale appare, no? dove ho scritto dis. Non si riferisce sempre all'oggetto corrente, no? non è detto che si riferisce al contesto, solamente appunto nel momento in cui c'è il contesto, c'è lo scopo esterno, nel momento in cui se è un arrow function sì, ma altrimenti no, non è detto anzi non, non lo è, anzi, e, ehm, non si riferisce all'oggetto che ha eh, creato la chiamata, no? per esempio l'oggetto che ha generato l'evento. Però appunto è utile il dis eh, perché ehm, è estremamente utile nelle, nelle callback e nei metodi che chiamiamo sugli oggetti. No? Ok. Quindi eh, questa è la regola base che si applica nel momento in cui ehm, non abbiamo altre regole da applicare. Quindi in ogni funzione il dis è sempre eh, collegato a un qualche oggetto, okay? però l'oggetto a cui è collegato dipende da come è stata chiamata la funzione. Quindi non dipende da come è stata dichiarata la funzione o dove è stata dichiarata la funzione. E questa è la cosa più difficile da capire, no? perché negli altri linguaggi a oggetti invece dipende da come è stata creata la funzione e dove è stata messa. No? Se sono dentro la classe, scrivo dis e mi riferisco all'oggetto, all'istanza. Eh, eh, quando verrà istanziata e così via, no? e in JavaScript non è così: a parte appunto quelle eccezioni di cui parlavamo prima che sono le arrow function che abbiamo alla fine. Allora. Prima di tutto dobbiamo capire cosa vuol dire il punto dove una funzione viene chiamata. Eh, Intuitivamente vabbè, nel codice dovremmo riuscire a capirlo, ma come fa a capirlo l'ambiente di esecuzione nel momento in cui viene eseguito il codice, eh, l'ambiente di esecuzione ha lo stack di chiamate, quello che avevamo visto prima nel disegno del, ehm, del, dell'ambiente di esecuzione JavaScript: no? C'era lo stack di chiamate, lip e poi l'event loop con la coda. Con lo stack di chiamate, poi chiamate una funzione si aggiunge una riga, un elemento. L'elemento sotto è dove è chiamata quella funzione, molto semplicemente. No? L'elemento sotto sul stack della chiamate. Quello è il punto in cui effettivamente viene chiamata la funzione. Ehm, la stessa funzione può essere chiamata in posti diversi, ovviamente più volte. No? Però ogni volta se la chiamo in maniera diversa in posti diversi, devo sempre pormi questo questo Quesito per riuscire a capire che valore avrà il dis all'interno della funzione, devo sempre tornare indietro e vedere come è stata chiamata. È l'unica cosa importante, ad eccezione di quel caso particolarissimo che sono le arrow function. Quindi, supponiamo di avere ehm, un diciamo un punto in cui viene chiamata una funzione qui. Questo è il punto dove viene chiamata la funzione buzz. Questa è stata dichiarata in questa maniera, al suo interno chiama bar, che è stata dichiarata in questa maniera, che chiama fu, che è stata dichiarata in questa maniera. Quindi, buzz, viene chiamata, quindi sul, sullo stack delle chiamate viene inserito buzz. E io sono adesso dentro buzz. Quindi, anzi, scusate, viene inserito buzz, quindi prima ero a livello globale, no? poi viene inserita buzz e sono dentro buzz. Chiamo bar, viene inserito un secondo elemento che è bar, sono dentro bar. Chiamo fu, sono dentro fu, è il terzo elemento sul call stack. ok Quindi bar, eh, buzz, bar, fu. No? Poi quando faccio return da fu, return, va bene qui è implicito, finisce la funzione, questo sparisce, torno in bar e così via. quindi Tac-tac, cresce e decresce no? fino a che arriva a 0 quando ritorna da buzz E allora abbiamo detto: poi c'è cioè l'event loop che va a vedere se c'è qualcosa da, da fare, ok. Quattro regole. Per decidere che valore ha dis. La prima, la, quella di default. Chiamiamo una funzione in maniera semplice: solo col nome della funzione nome o, o, o una variabile che contiene il riferimento alla funzione perché tanto in javascript non c'è differenza normalissima chiamata di funzione si applica la regola di default nello strict mode che è quello che usiamo noi il valore di this è undefined cioè non si può usare il this dentro queste funzioni chiamate in questa maniera Punto. ma di fatti non ha un senso no? cioè, a usare this perché dovrei usare this dentro una chiamata della funzione dis mi serve quando ci sono gli oggetti, altrimenti non serve a niente. Se non lavorate in strict mode, purtroppo il dis è l'oggetto globale, quindi questo crea un pasticcio che non finisce più, che è diverso se usate il node.js, usate il browser, eccetera, però visto che è inutile, nessuno dovrebbe usarlo. Quindi consigliamo, noi consigliamo di lavorare in strict mode, no? use strict, quindi... Così se, se per caso lo usaste, eh, vi dà undefined e si bloccherà il programma, ma è, è sbagliato a prescindere perché non c'è nessun, nessun motivo per usare il dis all'interno di questa funzione. La funzione è chiamata così, a sé stante non su un oggetto. Ok, regola numero due. Eh, chiamata nel contesto di un oggetto. Quindi io ho una proprietà de, di un oggetto object proprietà fu che è il riferimento a una funzione funzione definita in qualsiasi maniera se io la chiamo come object.fu quindi con la sintassi eh, del punto su un oggetto il dis usato dentro la funzione dovunque l'abbia messo si riferisce all'oggetto eh, sono verdi verde in grassetto perché il dis si riferisce questo è il punto di chiamata, si riferisce all'oggetto sul quale è stata chiamata la funzione. Ok? Quindi this a sarà l'object e quindi stamperà 2. Ok? Quindi ehm, ho la funzione che viene eseguita, torno di un passo indietro sullo stack, il punto di chiamata è questo, la funzione è stata chiamata su un oggetto e il this si riferisce all'oggetto. Fine. Regola numero 2 binding implicito e poi ci sono altre due regole meno usate eh, che eh, diciamo sono più che altro utili per chi scrive delle librerie eccetera per cui deve, deve fare delle modifiche al binding che appunto adesso vediamo attenzione che non è per il solo fatto che io ho scritto fu qui vale extra fu cioè la funzione che questa sarà sempre collegata all'oggetto perché io l'ho scritto dentro l'oggetto è proprio questa la differenza, non è così, a differenza di un linguaggio, diciamo, più tradizionale. Cioè, se io chiamo, che so, eh, la funzione in questa maniera, no? Object fu, quella di prima. L'assegno è un riferimento, no? Un riferimento a una funzione, per JavaScript sono tutti riferimenti a una funzione. Ho fatto un alias, ho fatto una variabile, bar, e la chiamo in questa maniera, ops, non l'ho più chiamata su un oggetto. E quindi il dis non funziona più stesso identico codice di prima non funziona più perché dipende da come chiamo la funzione se non l'ho chiamata su un oggetto eh, l'interprete javascript eh, non mi valorizza il dis ok quindi in parole povere eh, se non lo eseguite strict mode qui finisce che il dis è appunto globale il global object altrimenti vi darà dis undefined e quindi non si può fare dis.a ehm, quindi eh, nell'esempio a destra invece abbiamo fatto function do foo. lo chiamo così quindi fn passo fn ho passato object fu penso di essere salvo eh? e invece no perché il punto di chiamata è sempre quello immediatamente prima sullo stack, non è 2 prima. Qui ci sono due livelli, no? Prima ho chiamato doFu e poi doFu chiama fn, che è objectFu. Ma il riferimento alla funzione conta solo come è stato chiamato immediatamente prima della funzione. Quindi non, non ho fatto object.fu. Come avrei potuto aggiustare questo esempio? Avrei dovuto passare object e poi qui dentro facevo object.fu. Se facevo così funzionava. Perché gli oggetti si possono passare. Cioè funzionava questo dist, Avrebbe avuto il valore dell'oggetto object e quindi ci trovo a 2. Ok. Quindi, attenzione, se passiamo il riferimento alla funzione in giro si applicherà il default binding, binding che è quello di, della prima slide, della prima regola, che vuol dire che se abbiamo bisogno del dist nella funzione non possiamo passare solo il riferimento alla funzione, dobbiamo passarci in giro l'oggetto e poi andare a fare oggetto.nome della funzione, quindi chiamare la funzione sull'oggetto quando ne abbiamo bisogno così che il dist funzioni, quindi... Eh, passare in giro sempre oggetti non funzioni se volete che il dis funzioni funzioni bene. Ok, due regole. Eh, binding esplicito. È possibile chiamare tutte le funzioni usando un, uh, il metodo di chiamata definito nativamente per tutte le funzioni JavaScript, perché le funzioni JavaScript non sono nient'altro che oggetti, come tutto il resto. Quindi su ogni riferimento ad una funzione, troverete due metodi, .collo punto .apply, in cui potete mettere i parametri della chiamata, sotto forma di parametri o di array, e l'oggetto al quale volete che la chiamata sia collegata, se volete chiamare, se volete metterlo. Però se usate una sintassi di questo tipo ovviamente è chiaro che volete metterlo, se no avreste aperto la tonda e avreste fatto la chiamata di parametri. In questo caso il binding è esplicito, io dico esplicitamente che chiamando foo voglio che il dis valga questo oggetto all'interno della chiamata foo. Quindi qui l'ho detto esplicitamente e chiaramente il comportamento sarà questo, che è messo esplicito nel codice. Quindi è come scrivere object.foo, anche se foo non è una property di object, quindi funziona tra l'altro anche se non è una property di object. E Come dicevamo, di solito non è usato direttamente dagli utenti, dai programmatori, ma molto spesso è fatto dentro le librerie per realizzare certi comportamenti un po' particolari, eh, che, eh, che appunto necessitano di agganciare degli oggetti che magari appunto non hanno direttamente questa proprietà, non voglio andarle a modificare, le posso agganciare dinamicamente così. Binding è esplicito. Eh, terza, eh, anzi, eh, binding esplicito, eh, diciamo eh, fisso. Andiamo a tradurlo in italiano. Eh, anche il binding esplicito viene perso nel momento in cui si passa in giro la funzione. Eh, ecco scusate, forse no, niente. Y, ok, fo call, ok. Eh, nel momento in cui si passa in giro la funzione, non è che perché una volta ho fatto eh, foo.call eh, mi rimane attaccato all'oggetto, dovrei rifarlo tutte le volte. Allora è possibile col bind fare un collegamento permanente, quindi foo.bind object mi ritorna un nuovo riferimento, una nuova funzione che è collegata in maniera permanente al mio oggetto. Okay? Quindi la differenza rispetto a prima è che prima era il valore di ritorno, perché questa era direttamente la chiamata semplicemente con l'oggetto. Qui invece ritorno una nuova funzione e la nuova funzione allora questa sì, la posso passare in giro, posso farne cosa voglio perché è stata collegata in maniera fissa all'oggetto. Okay? Di nuovo, altro comportamento che tipicamente noi non usiamo nel, nel nostro codice. Fine. Ultima regola che abbiamo, che abbiamo già visto è quella del new. Se io chiamo una funzione col new, quindi come se fosse un costruttore, il this all'interno della funzione si riferisce al nuovo oggetto che viene creato. Ma questo, diciamo, è che viene ritornato. No? L'abbiamo già visto e, e l'avete già usato. Quindi questo, questo è più intuitivo, ok. Um vabbè diciamo questa è la technicality di come funziona cioè viene creato prima un oggetto vuoto viene impostato come disse voi ci lavorate sopra e poi viene ritornato ma vabbè, ma... dettaglio riassunto eh... allora, come faccio a capire che valore ha il dis? ho fatto la chiamata col new banale, c'è cioè un nuovo oggetto, il dis è quell'oggetto ho fatto una chiamata con colo apply sì, e allora eh, ho già scritto qual è l'oggetto, perché è il primo parametro. Qualcuno mi ha fatto il binding hard, eh, vabbè, devo saperlo. Devo andare a vedere nel codice se qualcuno l'ha fatto. Quindi quello fisso eh, sarà sempre collegato a quell'oggetto. La funzione è chiamata su un oggetto, cioè nel punto di chiamata la chiamo oggetto.funzione. Sì, allora il disk vale questo oggetto. Altrimenti default bounding in strict mode undefined. Fine. Unica eccezione, come dicevamo poco fa, arrow function. Tutte le regole di sopra prima non si applicano all'arrow function. L arrow function usano come DIS come valore del dis il valore è che assume il DIS nello scope immediatamente più esterno alla funzione, cioè guardiamo questa callback, fa dis.a, no? questa callback è una funzione definita come arrow function, quindi il dis è il valore che il dis ha nella più nello scopo esterno, cioè nella funzione fu. E quindi, il dis, il valore del dis, dipenderà da come viene chiamata questa fu. No? Se io, Tanto per fare un esempio diverso no? faccio foo.call object. Ok, gli passo object da usare come valore del DIS e posso stampare il mio 2 contenuto nell'oggetto. No? E quindi questo vi fa anche capire come viene comodo da usare appunto negli ah. event handler, perché fondamentalmente se poi eh, diciamo mi basta. Collegare l'oggetto corretto al posto dove poi vado a settare il mio event handler e il dis automaticamente assumerà questo valore se io ho definito il tutto come arrow function. Altrimenti diventerebbe un pasticcio far assumere al dis il valore dello scoppio esterno. No? Cioè dovrei, dovrei scriverlo io esplicitamente che scrivo la callback, cosa estremamente scomoda. Ok, quindi in pratica questo riassunto, quattro regole eh, più un'eccezione, che sono quelle che abbiamo visto eh, prima: quindi eh, new esplicito, eh, hard o no, quindi bloccato sull'oggetto oppure no, implicito sul fatto che chiamo col punto un oggetto, oppure default, tipicamente, eh, anzi strict mode vuol dire undefined, non serve a niente eccezione arrow function quindi questi non che non funzionino ma vabbè quello sotto non lo vogliamo usare quello dell'explicit binding è usato fondamentalmente nelle librerie quello che usiamo noi è quello quando chiamiamo una funzione su un oggetto normale e poi quando facciamo un costruttore e in più quello delle arrow function quando scriviamo degli event -andre. fine ok quindi non c'è non tanto da capire si può sperimentare un pochettino e ehm, ecco vi dicevo eh, la cosa forse vale la pena prendo la slide di andare a vedere in cui avete intravisto questo aspetto era quando abbiamo parlato dunque sembra fossero gli async programming abbiamo parlato del database sì. ok quindi ecco tra l'altro notate che abbiamo fatto una piccola correzione come avete visto dal kit sulla su questa slide di b run che fa eseguire una query in cui poi vogliamo andare a prendere dei risultati col dis noi qui avevamo scritto in maniera un po' ingenua er eh, freccia graffe ma freccia grafe se volete usare due, questi due valori non funziona perché per come funziona il dis? Perché andrebbe a prendere il valore di dis al di fuori della chiamata di Biran, Quindi dipende da dove eravamo in DBRAN. Ma il dis invece ce lo deve impostare chi chiama la callback? Quindi nella libreria di SQLite Chi ci chiama la callback ce lo farà facendo un call con un oggetto questo oggetto è il dis che riusciamo ad agganciare nella nostra callback perché ce l'ha passata la libreria e ha i valori che ci servono changes last ID, eccetera e quindi purtroppo se provate il codice e ci mettete la freccia non funziona più perché la libreria non è più in grado di decidere qual è il valore di dis quando vi chiama la callback ok questo proprio solo per riassumere il eh, diciamo in pratica che cosa succede però Vogliamo rimanere più generici, eh, handler, event handler freccia. Eh, unica eccezione che vedremo è fondamentalmente questa. Quando usiamo, appunto run e vogliamo usare this changes, this last d. Abbiamo spiegato perché. Le altre, invece vanno benissimo, tutte come eh, arrow function perché non abbiamo problemi. Non c'è il dis da usare dentro la, la callback. Ok. Benissimo, direi che abbiamo finito questa volta sul serio, quindi ci sarà questa seconda parte della registrazione da vedere per chi ha dovuto scollegarsi perché aveva altre lezioni e non vedo domande e, e quindi eh, che è rimasto già a disposizione tutto, e, e, ha già visto tutto e quindi e per gli altri ci sono 20 minuti di video da. da ad occhiare, ma non sono importanti, non sono fondamentali per il laboratorio, perché non sono previsti nel prossimo laboratorio. Ok, eh, direi che non ci sono domande, anche se siamo rimasti solo più in pochi. Grazie dell'attenzione, ci vediamo dunque lunedì per il laboratorio. Ok.